per Senise Rifiuti. Ringrazio Don Pino, con il quale ho avuto modo in questi giorni di parlare, e in effetti la promessa, come dire, passate le festività, spero davvero che, come si dice, passato il santo passano le feste. No, perché capiti gli impegni chiaramente parrocchiali e non solo, anche civili, il suo impegno è, come dire, indispensabile nel ruolo che riveste. Penso che dopo questa serata si sarà già fatto un'idea molto più chiara di quello che ci sta accadendo. Io sono qui stasera, ringrazio per avermi concesso uno spazio che, come dire, è difficile occupare questa sera, è difficile occuparlo da segretario del Partito Democratico del Circolo di Senise. Ringrazio però il presidente Totaro per aver specificato che il congresso si è concluso. E fare politica significa esattamente questo, significa interessarsi delle istanze dei cittadini, interessarsi dei problemi che attanagliano la nostra comunità, e significa ricercare le soluzioni ai problemi insieme ai cittadini. Il Partito Democratico, come forza di minoranza dell'amministrazione comunale di Senise, ha ricevuto, ed è un passaggio importante che la comunità deve conoscere, ha ricevuto in data 29 maggio in sede di Consiglio Comunale, tra le comunicazioni del Sindaco, l'accordo base del piano di reindustrializzazione e il progetto inerente alla costruzione dell'impianto di trattamento di rifiuti, già bello e firmato. Il Sindaco, e vi sono le registrazioni del Consiglio Comunale, disse in quella seduta, disse testuali parole: ho firmato l'accordo base per la costruzione di questo impianto, state tranquilli, mi sono impegnato con la società e mi ho imposto che mai questo impianto debba nascere nell'area industriale di Senise. E allora mi chiedo, se si parla di un piano di reindustrializzazione della MECOM, nulla a che dire su tale intervento politicamente esatto e, come dire, positivamente per lo sviluppo di una comunità. Come mai si impone che non debba sorgere nell'area industriale di rifiuti se si tratta di un'industria? E come può una società acquistare dei terreni senza essere indirizzata dall'amministrazione comunale? Come può il primo cittadino, nella seduta del direttivo del Circolo PD il 4 giugno, perché noi ci siamo subito allarmati, perché chi legge l'accordo base e il progetto si allarma leggendolo, come può asserire dopo 4 giorni di non conoscere la NEP e di essersi trovato per caso a firmare un accordo? Un investimento di 20 milioni di euro che avrà senz'altro ricadute sul nostro territorio. Non lo si può approvare senza prima approfondire tale ricaduta. Come forza di minoranza abbiamo richiesto il Consiglio Comunale che si è svolto il 23 giugno e vi invito sui vari social network locali e sulle testate giornalistiche a riascoltarlo, perché lì sono emerse le incongruenze di tutto l'iter amministrativo che il Presidente del Comitato per Senise e Rifiuti ha ben illustrato nella sua relazione introduttiva. Vi è mancata totalmente la trasparenza amministrativa. È mancato totalmente il coinvolgimento cittadino in una scelta di così rilevante importanza. E sono venuti meno tutti quei diritti che la Convenzione di Aarhus, ma ancora prima l'essere stesso cittadino, la nostra Costituzione tutela. È in atto un ostruzionismo che il popolo di Senise non può assolutamente permettere, perché questa piazza questa sera è il segnale che la dignità di noi cittadini esiste e va tutelata, mentre l'altra sera è stato un attentato al popolo di Senise. Non siamo quattro facinorosi.
Un minuto. In merito all'impianto di trattamento di RSU, proprio perché il comune di Senise effettua da ben 5 anni la raccolta differenziata e considerando tutti i dati ISTAT in riferimento alla popolazione e alla produzione di rifiuti che sono stati ben illustrati da chi di dovere, l'impianto di trattamento RSU non ci serve. E chiedo al sindaco di occuparsi bene dei problemi che abbiamo con la raccolta differenziata di un centro storico abbandonato. E chiedo al sindaco che fine ha fatto l'esposto alla Procura della Repubblica in cui testualmente denunciavo la differenziazione non effettuata dei medicinali che vengono buttati nella differenziata. Bene. Finisco col dire che dal 5 agosto scorso giace una richiesta di consiglio comunale aperto ai cittadini con ordine del giorno opificio rifiuti, e l'ostruzionismo al quale stiamo assistendo è intollerabile. Grazie, Rossella. No, come ultima mi deve concedere soltanto un ultimo minuto perché, professor Lavi, la slide sulle tonnellate, 270 tonnellate, in realtà non è un errore giornalistico. Il progetto iniziale approvato dalla Task Force Occupazionale Regionale il 1 aprile 2014, con la delibera del 2014, nel progetto riportava come tonnellate totali in riferimento alle 3 linee di produzione 270 tonnellate. Nella delibera regionale del 27 giugno scorso si evince che le tonnellate di rifiuti inerenti le 3 linee di produzione non sono 270 bensì 964. E allora è intollerabile che l'amministrazione comunale continui a dire che non ha documenti sui quali poter valutare. Signori, se noi stiamo qui ancora discutendo sul da farsi, non è perché nessuno ha approvato nulla. Il progetto è stato approvato dal sindaco e dalla regione. Noi stiamo qui discutendo di una delibera di variante urbanistica. Brava. Che renderà esecutivo il progetto, di un'autorizzazione finale sui terreni, non del progetto. E se il sindaco è ancora in piazza, venga qui questa sera a dirci come mai nel piano dei rifiuti provinciali speciale del 2007 tra i siti di prossima costruzione degli impianti di smaltimento rifiuti risultano Tito, Melfi e Senise, perché lui nel 2008 diede l'autorizzazione come comune senza prima convocare la giunta. Il piano di reindustrializzazione è soltanto una stampella per utilizzare fondi e concretizzare il piano dei rifiuti speciale della provincia di Potenza. Io chiedo al sindaco, faccio questa domanda e dovrà rispondere nel Consiglio Comunale che per termini di legge prima o poi sarà concesso ai cittadini e a tutte le forze politiche di Senise. Grazie.